Buonasera, è passata la notte scorsa sulle regioni centrali una prima perturbazione, facendo dei rovesci in ordine sparso, poi indebolita si è avviato questo corpo nuvoloso verso le regioni meridionali e ora le sta lasciando con gli ultimi banchi di nubi sulla Calabria, sulla Puglia e sulla Sicilia. C'è stato poi l'atteso, il previsto intervallo soleggiato e c'è stata una giornata direi dal sapore primaverile in molte regioni del centro e del sud, con temperature notturne al di sopra dei valori normali di ben 8-9 gradi, ad esempio a Roma, a Napoli, a Bari come a Potenza. Poi subito le regioni settentrionali già guadagnate dalle avvisaglie della nuova perturbazione della quale stiamo parlando da un sacco di giorni. Questa perturbazione ci interesserà nel corso dei prossimi giorni con un peggioramento organizzato a tappe, del quale parliamo subito. Vediamo la carta del tempo che è prevista per domani mattina e ci mostra una ampia, vasta saccatura con due minimi sulle isole britanniche e con un flusso di correnti abbastanza intense da sud-ovest sulla nostra penisola che interesseranno soprattutto nord, centro e la Sardegna, il sud ancora in attesa. Poi tutta questa figura di bassa pressione, tutta questa saccatura tenderà a ruotare, si metterà con l'asse lungo, disposto lungo i meridiani e quindi attiverà uno scirocco molto intenso nel corso dei prossimi giorni. Vediamo allora le tappe di questo peggioramento con le nostre cartine. Questa è la previsione per domani. Tutto chiuso al nord, sulla Toscana, sulla Sardegna, e con precipitazioni che interesseranno tutte queste regioni, soprattutto il nord-ovest, la Toscana e in parte l'isola, con nevicate al di sopra dei 1600 metri. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche e sulle nord-orientali. Il sud, abbiamo detto, ancora soleggiato. Vediamo i mari intanto per domani, che sono agitati i bacini del Mar Ligure, mare di Corsica, mare di Sardegna, poi molto mossi quelli del Tirreno, l'Alto Adriatico e gli altri mossi, con venti, vedete, di scirocco che via via rinforzano verso ponente. Vediamo ora le previsioni per i prossimi due giorni. Questo è venerdì, ma è una previsione che vale tra venerdì e sabato. Prendetela buona per due giorni. Il peggioramento si estende a tutte le regioni tirreniche e alle regioni nord-orientali. Vediamo infine la domenica, che dovrebbe essere l'inizio di una svolta. La domenica le piogge si concentrano soprattutto sulle regioni meridionali, dove ci saranno dei temporali, specialmente tra la Sicilia e la Calabria. Invece comincia ad aprirsi il nord e in parte anche il centro. Torna però la nebbia. Ho terminato. Appuntamento con me per il giorno lunedì. Grazie per l'attenzione.